Settima edizione per le parole della montagna, il festival che si terrà dal 16 al 24 luglio a Smerillo, piccolo borgo dell'entroterra fermano avvolto dai Monti Sibillini. Le parole della montagna si consacra un festival unico nel suo genere, sia per le tematiche che per l'ambientazione. Innanzitutto a Smerillo, questo borgo fantastico affacciato sui Monti Sibillini e sul mare, che è l'ambientazione ideale per permettere all'uomo di ricongiungersi con il proprio io. Azzarderei a dire un festival di spiritualità per permettere ai partecipanti di riconnettersi con il proprio centro, con il proprio io. Un appuntamento di qualità che l'assessore agli enti locali Fabrizio Cesetti ha visto nascere da presidente della provincia di Fermo. Una manifestazione consolidata fino ad essere inserita tra gli eventi culturali di pregio dalla regione e premiato da riconoscimenti nazionali. L'occasione, questo festival, è una riflessione intorno ai grandi temi della cultura, della filosofia, della religione, della storia, ma è anche l'occasione per vivere uno dei borghi più belli della nostra regione, della provincia di Fermo, Smerillo, un panorama eccezionale, una realtà eccezionale, poca gente ma in gamba, tra l'altro una realtà dove ci sono molti turisti, quindi anche l'occasione per rilanciare il turismo, per rilanciare le nostre aree interne con tutta la loro bellezza. È un progetto ed un programma di qualità per tutta la Regione Marche. Le parole della montagna si onora di grandi riconoscimenti a livello nazionale che fanno traghettare questa manifestazione anche fuori della nostra regione. Ad esempio abbiamo ricevuto il premio Basilio Mosca, che è un premio di Asiago per il miglior evento sulla montagna, evento culturale, ma abbiamo un importante partnership con il Trento Film Festival, che è una delle manifestazioni a livello nazionale più importante di cinematografia. Abbiamo anche il riconoscimento della presidenza del Consiglio dei Ministri, del Senato della Repubblica, del Ministero delle Attività Culturali e di Mountain Partnership, che è l'organismo per la montagna della FAO. Tutti questi riconoscimenti ci danno ragione e direi anche che anche noi nel nostro picco collaboriamo a riqualificare e rivalorizzare il nostro territorio anche dopo questi eventi di cronaca, dove credo che la cultura sia l'unico veicolo per combattere il razzismo, favorire l'accoglienza e la convivenza tacita tra tutti gli abitanti. Il tema di quest'anno è la vertigine e quindi avremo come ospiti più importanti Paolo Crepello, psichiatra scrittore, che verrà a parlarci della vertigine, delle passioni e dell'abisso nell'uomo, ma avremo anche Kurt Diemberger, l'alpinista che ha vissuto la tragedia del 1986 sul K2, l'unico ad essersi salvato, ma avremo ancora un confronto fra le tre religioni monoteiste, per parlare della vertigine dell'uomo davanti a Dio, la vertigine di un funambolo che ci racconta la sua esperienza in termini filosofici. Ospitiamo una mostra, L'arte non si ferma sulla terra, di Fabio Giampietro e Manuel Ferisi a cura di Cecilia Casadei, ed è una mostra che proviene direttamente da Palazzo Reale di Milano, dove ha riscosso un successo di pubblico enorme.